Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo sulla situazione pandemica, sull'emergenza sanitaria, situazione critica nella sanità abruzzese che è sotto pressione chiaramente in questa seconda ondata Covid-19 d'autunno, anche perché iniziano a scarseggiare, così come ha scritto e abbattuto l'agenzia ANSA questa mattina, anche i reagenti per i tamponi, vista l'elevata richiesta. L'assessore alla sanità regionale Nicoletta Verì comunque invita a prestare attenzione alle norme anticontagio, a rispettarle, e fa appello ai cittadini per questo, annuncia anche il coinvolgimento dei privati qualora il sistema sanitario non dovesse avere più posti letto liberi, l'aumento delle terapie intensive per il quale si sta lavorando in queste ore con anche il commissariamento del presidente Marsiglio, e per il momento, dice la Verì, non sono previsti i blocchi delle altre specialità. Sentiamola. Dei contagi nella nostra regione è critico e preoccupante, così come in tutta Italia. È inutile nasconderlo, attualmente però non siamo ancora in una situazione di emergenza totale. È vero che gli ospedali sono sotto forte pressione, ma vorrei ricordare che in primavera avevamo numeri ben diversi rispetto ai ricoveri. Ad aprile siamo arrivati quasi a 80 pazienti in terapia intensiva, ma nonostante tutto siamo riusciti a far fronte all'impatto della pandemia. E ce la faremo anche questa volta, perché in questi mesi abbiamo messo in piedi un sistema in grado di assorbire l'urto dell'emergenza con un potenziamento consistente della rete ospedaliera. Va ricordato che il commissario Arcuri ha nominato il presidente Marsiglio quale soggetto attuatore del nostro piano Covid solo il 9 ottobre scorso. E nonostante questo però abbiamo provveduto nel frattempo ad attivare 25 posti di terapia intensiva aggiuntivi a fronte di un totale di 66 programmati. Gli altri saranno pronti in poche settimane, non appena saranno concluse le procedure di legge. Nel frattempo è stato previsto l'eventuale coinvolgimento delle case di cura private, così come stabilito dalla normativa nazionale già da marzo. Le cliniche entreranno a supporto nel momento in cui malauguratamente dovessero esaurirsi i posti letto negli ospedali pubblici, e lo faranno, tengo a ribadirlo, senza alcun aumento di budget loro assegnato, così come è previsto dalla legge. In una situazione così complicata come quella che stiamo attraversando, chi ha responsabilità istituzionali ha il dovere di prevenire qualunque scenario, anche più nefasto, perché nessuno di noi possiede doni divinatori ed è in grado di fare previsione sull'andamento dei contagi. Per questo motivo non dobbiamo farci trovare impreparati, così come abbiamo fatto nella prima fase della pandemia, anche perché stiamo cercando di mantenere in funzione in tutte le ASL anche l'attività chirurgica ordinaria, che invece in primavera era stata bloccata. Per quanto di competenza regionale cercheremo di evitarlo in tutti i modi, finché sarà possibile, perché siamo consapevoli delle difficoltà che questo comporta per gli utenti. Certo, mantenere in funzione anche gli altri servizi sanitari comporta un'ulteriore pressione sugli ospedali, ma il nostro obiettivo è quello di tentare fino all'ultimo di non sospendere nulla. E dunque questo il videomessaggio di Nicoletta Verì, assessore alla sanità della Regione Abruzzo, arrivato in redazione davvero pochi minuti fa. Noi adesso proseguiamo il telegiornale andando a Francavilla, dove il trend di positivi è in aumento, così come conferma il sindaco Antonio Luciani, che ha previsto tamponi per i dipendenti comunali. Sentiamo il servizio.
A Francavilla si è superato il numero dei casi totali registrati in primavera, fermo a quota 71. Sono tante infatti i contagi della seconda ondata Covid-19. Tra questi 54 sono gli attivi, mentre 26 persone vengono considerate guarite dopo aver ricevuto il doppio tampone negativo. Il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, ha ripreso la linea diretta di informazione con la popolazione tramite social, cosa che era già accaduta durante il lockdown di marzo ed aprile. Aperto il centro operativo comunale dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18, reperibile i numeri 085 49 20 292 o 085 49 20 249. Insieme a questi numeri è stato istituito anche un contatto diretto con la Protezione Civile al numero 348 52 60 370, disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Noi a marzo abbiamo iniziato a vivere la sensazione, con la situazione, con i numeri, con i tamponi, in una fase già avanzata della diffusione del coronavirus, tant'è vero che, se vi ricordate, si parlava dei famosi asintomatici, che dovevano essere 100.000, 1.000.000, stavano tra noi e non erano stati individuati, perché non erano stati fatti tamponi. Oggi invece stiamo prendendo proprio quella platea, stiamo prendendo proprio quella massa di asintomatici che, se non arrestiamo, poi comporterà l'aggravarsi della situazione e quindi comporterà che un'altra volta le terapie intensive si riempiranno, gli ospedali non ce la faranno a curare tutti. Il sindaco di Francavilla inoltre assicura che i servizi del comune, almeno quelli essenziali, proseguiranno senza alcun problema ed annuncia la possibilità di fare tamponi su base volontaria per il personale comunale. Sì, noi vogliamo fare il nostro e quindi, nonostante i protocolli non ce lo impongano, abbiamo disposto proprio in mattinata la possibilità per tutti i dipendenti comunali di fare un tampone diciamo privato, non tramite ASL, per vedere appunto lo stato di salute dei nostri impiegati e soprattutto per impedire che il virus si possa diffondere tra noi. È vero che il governo con i suoi provvedimenti ci ha dato lo smart working per il 75%, quindi la possibilità di lavoro a casa, ma è anche vero che ci sono servizi essenziali che sono irrinunciabili. Facciamo un passo indietro a ieri sera, la manifestazione di protesta delle associazioni di categoria di commercianti ed artigiani è sfociata alla fine in scontri con le forze dell'ordine per un corteo non autorizzato che da Piazza Salotto è arrivato e si è spinto fin davanti la prefettura in Piazza Italia. Gli organizzatori però della manifestazione ufficiale, quella di Piazza Salotto, Piazza della Rinascita, prendono totalmente le distanze dagli incidenti che si sono verificati e dicono che sono stati promossi da professionisti dell'agitazione e dello scontro di piazza, soggetti che nulla hanno a che vedere con gli imprenditori. Vediamo il servizio. Se ci fai chiudere, chiude la nazione. Senza di noi l'Italia non esiste. Non è bastato il varo del decreto ristori, appena pubblicato con una edizione straordinaria in Gazzetta Ufficiale, a placare le proteste di commercianti, ristoratori, baristi, operatori delle palestre, titolari di centri scommesse e piccoli imprenditori artigiani che a Pescara, così come è avvenuto in maniera più pacifica all'Aquila e Vasto, ieri hanno manifestato contro il nuovo DPCM del governo Conte, che di fatto ha determinato un nuovo lockdown per queste categorie. A Pescara la protesta si è quasi trasformata in rivolta alla fine della manifestazione in Piazza della Rinascita, organizzata nel pomeriggio da Confcommercio, CNA, Confartigianato e Confesercenti. Ad alimentare la tensione già palpabile, l'arrivo in ritardo del sindaco di Pescara Carlo Masci, contestato duramente e accusato di aver vessato con le multe e i controlli della municipale gli esercenti della città. Dopo la fiaccolata e la manifestazione ufficiale, un corteo non autorizzato, con all'interno anche antagonisti e componenti di estrema destra, ha versato le vie del centro dirigendosi verso Piazza Italia, sede di prefettura e comune. Qui urla, spintoni, insulti e lancio di fumogeni, tenuti a bada solo dall'intervento degli agenti della questura in assetto antisommossa. Fortunatamente il tutto si è risolto senza danni e soprattutto senza feriti, ma il vento di protesta soffia forte anche in Abruzzo, dove il malcontento per le chiusure si sta sommando alle difficoltà economiche aggravate dalla pandemia Covid. Per questo quattro richieste sono state avanzate dalle associazioni di categoria: la sospensione dei
canoni d'affitto, il credito d'imposta da cedere direttamente ai locatari, l'azzeramento dei costi delle utenze, la pace fiscale e gli aiuti economici. Richieste che sono state consegnate proprio nelle mani del sindaco di Pescara Carlo Masci e che approderanno in consiglio comunale per arrivare poi a Lanci e di qui a Regione e Governo. La tensione a Pescara comunque si è sciolta alle ore 22, quando il corteo non autorizzato, dopo una mezz'ora di cori e proteste sotto la sede della prefettura, si è sciolto e tutto è tornato alla normalità. Adesso andiamo nella Marsica, restiamo al Covid-19 perché continua a far discutere la situazione sanitaria e soprattutto quello che è accaduto nella RSA Don Orione di Avezzano e davanti al pronto soccorso del nosocomio marsicano. Sentiamo il servizio con l'intervista all'assessore alla sanità del comune di Avezzano, Colizza. Sentiamo. Si sta appunto riorganizzando perché l'apertura della zona degli ambulatori consentirà anche di accogliere qualche paziente in più e comunque all'Aquila si stanno attivando altri posti letto nel Delta 7 e c'è stato dato insomma un cronoprogramma di assunzioni di figure insomma infermieristiche soprattutto e anche per medici, sono previsti avvisi pubblici, assunzioni tramite graduatorie vigenti. Videoconferenza col manager della ASL numero 1 Roberto Testa per una buona parte della mattinata. L'emergenza connessa al virus su scala locale globale impegna e non lascia spazio ad esitazioni, soprattutto da parte di chi amministra, come il neo assessore all'emergenza coronavirus della città di Avezzano. Complicata la situazione al pronto soccorso cittadino, ancora di più perché, ed è notizia proprio di oggi, l'azienda sanitaria locale ha deciso di aprire un fascicolo interno sui casi delle due morti avvenute nei pressi della struttura ospedaliera. I casi hanno riguardato un 72enne di Luco De Marzi, negativo al virus, che secondo la sorella sarebbe stato soccorso in ritardo, e un'anziana risultata positiva al Covid, ospitata prima dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute nella RSA Don Orione. Anche perché ad oggi manca comunque ancora il primario del pronto soccorso. È uno dei tanti concorsi che devono essere fatti, ma ovviamente non è questo il momento per fare concorsi. Per concludere, parliamo della RSA Don Orione, siamo arrivati a 18 morti all'interno, quindi sicuramente è una situazione che desta tanta preoccupazione. Lei si è informata in merito alla situazione? Certo, il numero dei morti lo conosciamo tutti, la situazione è sicuramente molto grave, è un focolaio, un grosso focolaio, che ha avuto un ruolo molto importante anche nella circolazione del virus nella città. Però è stata garantita, grazie al commissariamento che è stato fatto dal sindaco, la dottoressa Cicogna e i due subcommissari, dottor Viola e dottoressa De Santis, si sono attivati immediatamente ed hanno ora anche potenziato l'assistenza, perché sono stati assunti altri medici per l'USCA, che è l'unità territoriale che controlla i pazienti Covid, altri medici per garantire anche una copertura notturna di guardia all'interno della RSA, nonché la presenza di consulenti, geriatra e rianimatore. Adesso i riflessi dell'emergenza sanitaria sulla scuola. Lo sapete, in Abruzzo il presidente della regione Marsilio ha deciso di rendere ancora più stringente il DPCM del governo rispetto alla didattica a distanza, elevandola al 100% rispetto al 75% previsto a livello nazionale. Noi siamo andati al liceo classico di Pescara, il D'Annunzio, dove, dice la preside San Vitale, grazie al lavoro dell'estate tutto sta filando liscio con la famosa DAD. Sentiamo. Dopo l'estate passata in trincea per i presidi è un autunno caldo, con l'inizio delle lezioni in presenza e poi adesso la decisione di intraprendere la DAD, la didattica a distanza, per limitare le occasioni di contagio. Nonostante gli sforzi dunque fatti dalle scuole anche in Abruzzo per cercare di adeguarsi alle misure di sicurezza anti-Covid ed evitare che i ragazzi potessero contagiarsi, alla fine c'è amarezza e frustrazione per quanto accaduto e per il fatto che le lezioni
lezioni non potranno proseguire in presenza, almeno per adesso. Al liceo scientifico di Pescara, racconta la preside San Vitale, era già tutto pronto per questa evenienza. E dunque i ragazzi stanno seguendo le lezioni attraverso la didattica a distanza senza alcun problema. Noi chiaramente avevamo già testato ampiamente, consolidato la nostra piattaforma, già avevamo una turnazione dalla seconda alla quinta, perché le prime erano tutte in presenza ma le altre per problemi di distanziamento, e funziona tutto veramente a perfezione, perché noi abbiamo lavorato indefessamente, senza sosta. È scuola la didattica a distanza? Penso che la risposta ormai ce la siamo dati ampiamente. La scuola è relazione, è rapporto, è incontro, è relazione, dove accade realmente il miracolo dell'educazione e dell'istruzione. La scuola ha funzionato, le scuole superiori chiuse non hanno avuto focolai, se non qualcuno, qualche caso di isolamento della classe, cosiddetta quarantena, ma derivante da situazioni esterne. La tecnologia permette tanto, ma non sostituisce l'uomo, la relazione umana, per cui speriamo solo che sia un provvedimento che esplichi effetti, cioè sia giusto come provvedimento. Io ho i miei dubbi, ma spero proprio profondamente di essere smentita, e speriamo veramente di contrastare questa curva che spaventosamente cresce, la curva epidemiologica. Voltiamo pagina ora, la sindacale sulla vertenza che interessa i lavoratori della Panoramica, azienda che gestisce il trasporto a Chieti. C'è stato un tavolo in comune fra il sindaco Ferrara, i sindacati e l'azienda, che però resta ferma sulle sue posizioni, tagliato anche il contratto integrativo. Sentiamone di più nel servizio. È stato vano al momento anche l'intervento del sindaco di Chieti Diego Ferrara nella vertenza La Panoramica, società che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo teatino. Annullati tutti gli accordi aziendali con 300 euro in meno al mese in busta paga per i lavoratori, denunciano i sindacati Filt CGL, Fit CISL, UGL Autoferro e Faisa CISAL. Le motivazioni addotte a sostegno della disdetta degli accordi aziendali sono del tutto infondate ed i lavoratori sono ancora senza cassa integrazione. Ma questa disdetta è arrivata proprio nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria, della pandemia, e tra l'altro in una condizione in cui i lavoratori stanno ancora aspettando di ricevere integralmente le somme relative agli ammortizzatori sociali. Quindi ripeto, noi sicuramente abbiamo apprezzato questo intervento del sindaco, però al momento è insufficiente, quindi il sindaco ha dovuto prendere atto di un comportamento sbagliato da parte dell'azienda, che accampa motivazioni economiche rispetto a questa decisione, pur sapendo che le aziende di trasporto, a differenza delle aziende industriali, le aziende commerciali, che quando sono in crisi rispondono in prima persona, queste aziende in realtà hanno i benefici dei contributi pubblici, e il governo nazionale e regionale ha provveduto a finanziare queste aziende anche durante la pandemia, garantendo il 100% delle risorse. Andiamo a Teramo adesso per occuparci della questione che riguarda la visita ai cimiteri. Siamo in prossimità del Ponte d'Ogni Santi, dunque per le festività dedicate ai defunti il comune aprutino si sta organizzando con la Protezione Civile per rendere sicure le visite ai cimiteri urbani e frazionali. Intanto il primo cittadino d'Alberto chiede la massima prudenza soprattutto ai ragazzi nel giorno di Halloween. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Arrivano le festività di tutti i santi e dei defunti e il comune di Teramo si attrezza per offrire ai visitatori la massima sicurezza nei cimiteri urbani e frazionali. Percorsi speciali per arrivare sino ai padiglioni ancora inagibili, protezione civile in servizio durante le giornate di festa, trasporti raddoppiati e la sanificazione degli spazi cimiteriali a cura della Teramo Ambiente. Il cimitero monumentale rimane la presenza della protezione civile per accompagnare i concittadini nelle zone che
sono ancora inagibili, speriamo che sia l'ultimo anno, mentre invece è stato organizzato un servizio anche sui cimiteri frazionali, ovviamente quelli più popolosi e quant'altro. Nell'attività che è stata predisposta in coordinamento con la Teramo Ambiente, abbiamo previsto ovviamente un sistema di sicurezza di ingresso e di uscita separato e quant'altro dal cimitero monumentale, con la possibilità della sanificazione, il distanziamento sociale, il controllo degli ingressi e anche la necessità di portare all'esterno la richiesta, la possibilità delle lampade votive per quanti dovessero farne richiesta, in modo tale da evitare il concentramento e l'assembramento delle persone. E poi ci sono i trasporti che sono stati aumentati. Sì, grazie anche all'assessore Verna che ha recepito ovviamente la nostra richiesta, sono stati organizzati dei servizi proprio dedicati per il cimitero con passaggi ogni 20 minuti a partire da sabato fino al 2, quindi 31, 1 e 2 saranno questi servizi dedicati al cimitero appunto per agevolare le persone che veramente si trovano in maggiore difficoltà. Vogliamo ricordare gli orari? Gli orari sono, i cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 17 ininterrottamente, anche la Teramo Ambiente nei giorni di domenica e di lunedì hanno previsto delle aperture differenziate dalle 8 alle 13, dalle 15 alle 17 appunto per consentire a tutti i cittadini che si dovessero recare al cimitero di poter fare ovviamente delle verifiche, delle richieste o per informazioni di qualsiasi genere. Lei ha detto che questo sarà l'ultimo anno, perché? Perché da quando mi sono insediato, da quando ho avuto la delega alla Protezione Civile, ho fatto richiesta alla Protezione Civile Nazionale per poter verificare la possibilità di sistemare i padiglioni che sono attualmente inagibili. Speriamo nelle prossime settimane di potervi informare sull'esito della richiesta che abbiamo presentato. Intanto è alle porte anche la festa di Halloween, ricorrenza particolarmente amata dai giovani. Su questo punto ad intervenire il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che raccomanda di rispettare più che mai per l'occasione le misure di distanziamento o magari fare uno sforzo ulteriore, rimandando i festeggiamenti al prossimo anno. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dal calcio. Nulla da fare per il Pescara che ieri sera è stato facilmente battuto dal Parma 3-1 ed è stato eliminato dalla Coppa Italia. Zita ha siglato la rete dei biancazzurri in pieno recupero. Da segnalare il discreto debutto di Gutti in difesa e Alastra tra i pali. Ora il pensiero chiaramente torna al campionato e alla delicata trasferta di Lecce lunedì. Vediamo le fasi salienti del match e poi ascoltiamo le dichiarazioni nel dopogara del tecnico Massimo Oddo nel servizio curato da Andrea Costantini. Come da pronostico, il Pescara saluta la Coppa Italia nella trasferta del Tardini. Sarà il Parma di Liverani, che vince 3-1, ad affrontare nel quarto turno il Cosenza, che a sua volta ha fatto fuori il Monopoli. Vigilia della gara turbata in casa emiliana dalla ripositivizzazione dell'ex Roberto Inglese, che aveva finito l'isolamento da Covid e lunedì era rientrato in gruppo, per poi tornare positivo al tampone di ieri, con la diagnosi arrivata oggi a poche ore dal match. Tante seconde linee per i ducali con Caramoe e Adorante, coppia d'attacco, saranno loro a firmare le reti parmesane. Per Massimo Oddo è un'opportunità di fare prove in vista di Lecce. 3-4-3 con i debuttanti Alastra, un ex tra i pali, e Gut nel trio di difesa con Scogna, Emilio e Bocchetti, Valdifiori e Busellato interni, Balzano e Nzita esterni, Galano, Capone ai lati di Belloni. Il Parma parte subito forte e sfiora il vantaggio al quarto quando Adorante svetta sul cross di Caramo ma trova la risposta pronta di Alastra. I ducali palleggiano e sono padroni del campo, non avrebbero bisogno di regali come quello di Busellato che sbaglia un facile appoggio. Somme ne approfitta e verticalizza per Caramo che si trova tutto solo davanti alla lastra e lo supera senza difficoltà. Al 26esimo Parma in vantaggio ma che non si ferma e continua a menare le danze. Biancazzurri al piccolo trotto, timorosi e puniti prima dell'intervallo dal raddoppio dei padroni di casa. Minuto 43, palla di Cyprien sopra la testa di Scognamiglio, Nicolussi Caviglia si infila bene ma sbaglia il controllo. L'errore diventa un assist comodo per Caramo e si regala così la personalissima doppietta. Gara praticamente in ghiaccio all'intervallo. Nella ripresa Oddo fa turnover, subito dentro Bocic e Diambò per Galano e Valdifiori. Timidi segnali di risveglio per il Delfino, ma a passare appena dopo la ripresa è ancora il Parma. Avvia l'azione Sprocati, da poco in campo per Caramò, da questi a Nicolussi Caviglia che fa proseguire per Adorante che punta Gut e poi fa partire un destro a giro pregevole che non lascia scampo ad Alastra. Primo gol 3 pro per Adorante. C'è sempre lavoro per Alastra che al 32esimo vola sulla sventola dal limite di Sprocati. Nel frattempo
Oddo mette dentro anche Fernandez, Riccardi e Di Grazia per Busellato, Capone e Balzano. A 9 minuti dalla fine Alastra dice no, prima l'incornata di Dezzi, poi al tentativo successivo debole e centrale di Sprocati. Finale di gara comunque dignitoso per il Delfino, che trova la rete in pieno recupero. A fondo di Gut, buona la sua prova, Riccardi gira di prima e sulla corta respinta di Colombi in zita in sacca. Finale 3-1, ma per il Pescara è già tempo di volgere lo sguardo al campionato e alla dura trasferta di Lecce di lunedì, quando sarà necessario tornare a muovere la classifica. Pescara che sicuramente ci ha messo molto più spirito, primo tempo siamo stati un po' troppo dietro, abbiamo fatto fatica nel risalire un po', nel secondo tempo meglio, abbiamo cominciato a fare un po' più di corse nello spazio e in qualche circostanza abbiamo anche messo in difficoltà il Parma. Mi servivano delle indicazioni anche da parte di qualche giocatore per vedere la condizione e diciamo che dobbiamo lavorare, andiamo avanti e sono sicuro che ci tireremo fuori da questo momento brutto. Questi tre giorni c'è stato modo di confrontarsi ulteriormente con il gruppo, poi abbiamo visto quell'immagine, quell'abbraccio con Galano lunedì, ecco, vi siete parlati con lei, con tutto il gruppo, per capire cosa non è andato dal punto di vista mentale in questo inizio di stagione? Per ogni giocatore sì, ma noi parliamo sempre, io uno splendido rapporto con tutti quanti, perché sono uno schietto, sincero, diretto e a volte sbaglio anche io, mi faccio prendere la foga, sai, un allenatore, anche io sono uomo, quando durante una partita si commettono errori tra virgolette eclatanti e magari prendi tre gol, ci può stare che un allenatore in quel momento magari si innervosisce un po', però per me finisce tutto lì. Io non sono un permaloso, sono permaloso al momento, ma poi mi passa tutto, quindi l'importante è avere un rapporto sincero, schietto e diretto con i ragazzi, che è quello che c'è, quindi da parte mia non c'è nessun tipo di problema, ci abbiamo parlato, ci siamo chiariti, bisogna anche capire lo stato d'animo dei ragazzi e cercare di fare di tutto per affinché possano dare di più in campo. Sappiamo di andare a affrontare squadre estremamente forti e attrezzate, chi per un verso, chi per un altro, ma noi abbiamo le nostre armi e dobbiamo metterle in campo. Noi in questo momento dobbiamo andare alla forte ricerca della compattezza, perché attraverso quello poi si possono ottenere i risultati. Stato d'animo diametralmente opposto invece in casa Teramo, dunque siamo alla Serie C e noi adesso andiamo a ascoltare il miglior marcatore di questo avvio di campionato biancorosso, cioè il centrocampista Carlo Ilari, che sembra l'uomo in più del Teramo, peraltro in un ruolo che Paci ha costruito appositamente per lui, quello di esterno atipico d'attacco. Sentiamolo. Abbiamo un'armonia di squadra sicuramente, quindi è ovvio che ognuno ha dei propri compiti ed è normale che da esterno qualcosa bisogna creare in fase offensiva e siamo i primi comunque a fare delle uscite difensive, che siano sui terzini o sui quinti, insomma, avversari. Quindi è normale che ci debba essere appunto questa cosa dell'essere determinanti sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Ci conosciamo molto di più e quindi è normale che sappiamo come muoverci e come gli altri magari vogliono la palla, come gli altri interpretano un'uscita difensiva piuttosto che un'uscita con la palla al piede, quindi ci conosciamo decisamente meglio e quindi questo è sicuramente un vantaggio. Poi è chiaro che ci sono dei concetti che il mister ci chiede e quelli cerchiamo di riportarli in partita ed è ovvio che quando riescono vengono fuori delle belle azioni, stiamo andando un po' tutti a segno e quindi vuol dire che la fase offensiva viene fatta da parte di tutti e quindi ognuno ha le proprie armi, chi con il tiro da fuori, chi con l'inserimento, quindi dobbiamo sfruttarle tutte. E per quello che dicevi te, sicuramente c'è un'idea condivisa, c'è un sacrificio da parte di tutti e è chiaro che quando le cose vanno bene poi
ti viene ancora più voglia, no? di provare appunto quello che proviamo in allenamento, e ti viene ancora appunto un azzardo, cioè provi delle cose anche diverse da quelle che vengono. Sì. E quindi sì, c'è quella voglia lì, c'è quella voglia di far bene, però siamo anche consapevoli del fatto che arriveranno anche momenti difficili, e questa mentalità, questa voglia di fare ce la dobbiamo ricordare, e anzi dobbiamo averne ancora di più, perché quando arriveranno i momenti difficili dobbiamo essere ancora più bravi. Aspetto una gara difficilissima, e abbiamo visto che, nonostante insomma ultimamente abbiano avuto delle difficoltà, sono andati a vincere 3-0 fuori casa con la Turris, quindi sarà una squadra galvanizzata da questa vittoria e che sicuramente vorrà far bene in casa, e noi dobbiamo farci trovare pronti, perché sarà una battaglia. È tutto per questa prima edizione del TG6, che torna alle ore 19. Vi ricordo che i nostri servizi tra poco saranno disponibili su YouTube, sul sito tv6.it e chiaramente anche sui nostri social. Prima di salutarci vi invito anche a sintonizzarvi alle 21 con la trasmissione Velò, condotta da Jacopo Forcella con il patron Luciano Rabottini, chiaramente per parlare del mondo della bici. Grazie ancora e buona giornata.